Quella di Halloween non è una notte come tutte le altre. Appaiono spiriti, vampiri, mostri. Quest'anno, per festeggiare Halloween, ho pensato di preparare delle bocche di mostro. Una ricetta molto simpatica, che piacerà moltissimo ai bambini. Si tratta di due biscottini, farciti con un po' di marmellata e delle piccole meringhe per creare i denti. Innanzitutto ci serviranno le meringhe, molto piccoline, per dare l'effetto dei denti. Per vedere come si preparano le meringhe con il forno di casa, vi basta cliccare sopra alla scritta oppure nel link che troverete nella descrizione. Una volta preparato l'impasto, lo mettiamo in una sacca da pasticcere con una bocchetta tonda e creiamo appunto delle piccole goccioline che dovranno poi cuocere in forno a 100 gradi preriscaldato per circa un'ora e mezza. Poi ci serviranno dei biscotti. In questo caso io ho scelto dei frullini classici, voi scegliete quelli che preferite. Prendiamo un po' di marmellata, che farà da collante tra il biscotto e la meringa. Scegliamo una marmellata che abbia una colorazione rossa, quindi preparata magari con delle fragole o con delle ciliegie. Darà l'effetto del sangue. Quindi non dovremo far altro che appoggiare i nostri denti di meringa sulla marmellata e poi sovrapporre i due biscotti. E come avete visto, la ricetta di Halloween è pronta. Vi avevo detto che era molto semplice e molto molto simpatica. Vi consiglio di continuare a guardare i miei video perché nei prossimi giorni vedremo altre ricette per Halloween, come le ossa, sempre preparate con l'impasto della meringa, e dei bellissimi, golosissimi e simpaticissimi fantasmini. Se preparate qualche mia ricetta, mandatemi la foto, la troverete pubblicata su Facebook, Google Plus e Twitter. Alla prossima video ricetta!